la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e con noi rimanga sempre, sempre, sempre. No, no, quella è grande. Attenzione, attenzione, attenzione. Va bene, ecco, prenda anche lei. Sì. Ok. Una giornata importantissima per Napoli, ma soprattutto una grande battaglia portata a termine anche con l'aiuto della regione, delle istituzioni e quindi del governo. Sì, una giornata importante che chiude una fase difficile e complicata e che apre adesso un percorso che si chiama futuro per le persone, per l'imprenditore, con il sostegno delle istituzioni in questa vertenza, che è una vertenza molto difficile. Siamo riusciti a mettere in piedi una buona pratica, perché questi erano lavoratori che erano stati licenziati, il Parlamento non aveva ancora adottato la clausola sociale, si pensava a queste persone di spostarle a distanze per loro inaccettabili, e il funzionamento del rapporto con le organizzazioni sindacali, che responsabilmente hanno voluto avere il confronto della filiera istituzionale, e la disponibilità dell'imprenditore, verso il quale all'inizio avevamo delle diffidenze. Il rapporto costante ci ha portato a dire che questa era una scommessa che potevamo vincere, e quello che oggi mi riempie ancora più di orgoglio è che queste persone potranno avere un futuro e che due realtà meridionali hanno saputo fare sistema. Un imprenditore della Calabria viene a dare una risposta in una città che vedeva oltre 200 persone messe fuori dal processo produttivo. Un segnale importantissimo. Un segnale di grande successo, di come funziona quando tutti approcciano le questioni stando alla concretezza e non invece alla propaganda. Importantissimo, un segnale di ripresa importante, un messaggio veramente importante per i lavoratori, ma anche per la regione. Momento importante sicuramente per più di 200 famiglie di lavoratori che erano rimasti in mezzo alla strada. Siamo contenti. Devo dire che il nostro assessore Sonia Palmeri ha fatto un lavoro straordinario di sensibilizzazione e di accompagnamento dei lavoratori, e credo di poter dire che anche questo segnale, come dire, indica un nuovo grado di fiducia che si ha nella Campania. Parliamoci chiaro, un investitore viene in un territorio se ha la garanzia. C'è una buona trattativa in cui si sono messe a fuoco tutte le esigenze, le parti in causa, che potrebbe essere un po' una linea guida, un paradigma in un settore, quello dei call center, che è una vera e propria giungla, insomma sì. Da qui può partire un segnale di riordino un pochino di tutto il settore, che nel rapporto fra imprenditori e i lavoratori dei call center, che spesso sono, diciamolo anche francamente, anche sfruttati, insomma. Lei ha assolutamente ragione, può essere un modello di relazioni sindacali, è un modello di rapporto con il mondo del lavoro che tiene insieme le ragioni dell'efficienza con le ragioni della tutela del lavoro. Sapete le condizioni nelle quali si lavora 9 volte su 10 nei call center? Veramente abbiamo condizioni insostenibili. Questo può essere un bel modello operativo che vale per i call center, ma in generale per tutte quelle attività lavorative ripetitive nelle quali si fa fatica a dare motivazione anche al lavoratore, quindi è un motivo di interesse in più che ha la conclusione positiva di questa vertenza. Penso, ma in realtà si apre anche un percorso nuovo forse di sviluppo. Sì, stiamo parlando di 220 disoccupati, perché c'è un'azienda che ha chiuso e che adesso coroneranno il loro sogno, quindi andranno in questa nuova azienda che si chiama System House e che li accoglierà prima con un periodo di formazione, li assumerà a tempo indeterminato. Questo è stato fatto grazie alla intercessione anche del governo, e quindi è stato un mezzo che poi effettivamente ci ha portato a chiudere l'emergenza nel modo più positivo, quindi con un rilancio, con una rinascita e con una nuova azienda in Regione Campania, che non è poco. Ma Ericsson non ha accettato le proposte, le nuove proposte, i nuovi strumenti che la Regione Campania insieme alle altre 4 regioni ha proposto al Mise. Riguardavano la formazione, i cluster, la riqualificazione, insomma si potevano evitare sicuramente i licenziamenti. In Campania siamo arrivati già ai primi 29 licenziamenti. Noi chiediamo all'azienda assolutamente di fare un dietrofront, perché riteniamo che un grosso gruppo come Ericsson debba mettere
mettere in campo la responsabilità sociale d'impresa di cui oggi si sente tanto parlare ma che poi nei fatti non viene applicata. Noi abbiamo colto questa occasione con grande entusiasmo perché soprattutto per la localizzazione dell'intervento. Napoli per noi rappresenta la capitale del sud, rappresenta un po' per noi che abbiamo vissuto tanti anni diciamo in una realtà come la Calabria, ci siamo sviluppati lì e dove abbiamo creduto nei nostri lavoratori, trovare altri lavoratori che hanno lottato in modo veramente caparbio per ottenere quello che è un loro diritto e non chiedere assistenzialismo, ma chiedere soprattutto allo Stato di avere indietro quello che gli era stato tolto, riuscire ad essere noi lo strumento per ottenere questo dal punto di vista etico, che è uno dei punti di forza di questa azienda System House, perché noi poniamo il lavoratore al centro dell'azienda e quindi l'azienda non ha un proprietario erroneamente come si suol dire. Noi abbiamo una proprietà che è fatta da tutti i lavoratori. Ogni lavoratore all'interno dell'azienda deve sentirsi proprietario di quello che è la propria azienda e l'azienda ha il dovere di ripagarlo con tutti quelli che sono i suoi diritti. Questo ha portato sì che noi negli anni, stiamo parlando di System House che esiste da oltre 35 anni abbondanti e con una fase di crescita continua, ma una crescita sana, non una crescita esplosiva come si è visto nel passato in queste attività, una crescita che ha un suo connotato, che è quello dei passi graduali senza andare a fare a mettere a rischio quello che è soprattutto il punto principale, che è il rispetto del lavoro. Purtroppo abbiamo visto che nel nostro settore sono successe tantissime situazioni negative che hanno portato chiaramente molti lavoratori comportato disoccupazione, hanno comportato un deterioramento dell'attività stessa e così via. No, noi abbiamo messo su un modello dove l'innovazione è quello che noi portiamo all'interno, ha portato sicuramente la possibilità di ridurre i costi, di essere aggressivi sul mercato, ma non a discapito del lavoratore come succede in altre situazioni, solo ed esclusivamente nel rispetto del lavoratore. E la capitalizzazione dell'azienda, il patrimonio dell'azienda negli anni e la forza della stessa azienda che viene premiata dalla Confindustria col premio dei premi per l'innovazione ne danno un risultato. Risposta a Napoli. Napoli per noi adesso, che siamo forti di questo entusiasmo, che oggi chiaramente dà un momento di felicità a tutti i lavoratori e anche a noi come azienda, è un obiettivo di crescita, cioè è un inizio, non è una fine. Quindi per noi l'obiettivo è quello di avere altro lavoro su Napoli e portare altro lavoro, e su questo già ci stiamo lavorando. Tant'è vero che abbiamo a giorni metteremo su anche altre attività che innescheremo nel sito di Napoli, dando opportunità ad altri lavoratori. Insomma, ecco. Crede che se il governo fa rispettare le leggi attuali nella contrattualistica, molti posti di lavoro in più si creano in questo settore? Io sono stato uno dei promotori della clausola sociale, cioè del rispetto praticamente del lavoro nell'ambito del cambio di commesse. Devo dire che purtroppo ancora molti committenti, anche quelli che hanno firmato davanti al governo questo impegno, oggi sono praticamente latitanti. Addirittura si vedono ancora dei capitolati dove non è prevista la clausola sociale. E questo ovviamente comporta una discrasia importante, perché in effetti il lavoro che uno mette in campo, trovarsi dopo 2 anni, dopo 3 anni praticamente con un cambio di commessa senza nessun rispetto del lavoro e del lavoratore, e ovviamente comportava dei disastri sociali. Questi disastri sociali devono essere fermamente dal governo affrontati e credo che questo governo lo stia facendo anche, ha iniziato a ragionarci sopra e a portare praticamente quei cambiamenti importanti. E una delle cose che bisogna sicuramente rafforzare è il controllo su quello che è stato praticamente sottoscritto e su questo modello che è stato messo in campo. Se si fa questo, si riavrà indietro il lavoro che è andato fuori e nello stesso tempo non si avranno più queste situazioni drammatiche che hanno dovuto vivere i lavoratori ex Gevin. Vito Vitale, credo che tanto lavoro abbia portato veramente a qualcosa di conclusivo. Quando si accomunano gli interessi e tutti lavorano nella stessa direzione, poi si ottiene il risultato che Napoli sperava. È stata una vicenda abbastanza lunga,
a molte volte tormentata e a rischio proprio i lavoratori l'hanno visto quasi nel baratro. Arrivare all'azienda con Silipo, trovare le soluzioni e avere oggi questa giornata credo che era nell'augurio di tutti. Oggi si è consacrato una volontà, quella aziendale, quella sindacale e anche quella politica. Se le tre cose assieme fanno il loro dovere, non ce n'è per nessuno, si trova la soluzione per tutto. Il mondo del lavoro è qui a Napoli e noi siamo orgogliosi di aver contribuito. CISL CISL a Napoli ha combattuto per questi lavoratori, ma so che ci sono anche altre problematiche sempre aperte. Ma sicuramente il mondo del lavoro sarà sempre caratterizzato da problemi perché evidentemente non si prende sempre in esame, come esempio il caso come oggi System House, ex GEPI, nel caso Almaviva. Questo ha dimostrato che quella sincronia che molto spesso si genera tra i soggetti interessati a discapito dei soli lavoratori, nel momento in cui questa sincronia appunto si recupera, noi riusciamo a realizzare delle belle cose, delle cose buone non solo per il Paese, non solo per i lavoratori, ma credo per tutta la comunità. In questo caso mi riferisco in particolare per la comunità campana e napoletana. So che avete un nuovo ufficio stampa, ossia una collega che si interesserà della comunicazione, la vogliamo presentare? Sì, il nostro addetto stampa Monica Meleleo, che appunto da già un bel po' è la nostra, come dire, espressione della comunicazione. Essendo noi il sindacato della comunicazione, dovevamo necessariamente dotarci di una struttura e Monica appunto ne fa parte, ovviamente degnamente e con ottimi risultati. Monica, cosa vuol dire stare nella FISTEL CISL? Stare nella FISTEL CISL è una certezza, perché la FISTEL CISL è un'organizzazione sindacale che ha come obiettivo principale l'interesse e la tutela del lavoro, che è la cosa più importante. Io sono un'ex lavoratrice GEPIN, ho vissuto in prima persona questa vertenza difficile, molto lunga, irta di difficoltà, perché ci sono stati momenti in cui nessuno avrebbe scommesso neanche un centesimo sulla riuscita di questa vertenza così dura, e invece grazie ad un lavoro di squadra fatto dal governo, dalla regione Campania, dalle organizzazioni sindacali e grazie anche alla scommessa di un'azienda come System House, oggi abbiamo tagliato il nastro di questa sede veramente bellissima. Io sono orgogliosa di essere stata investita dalla FISTEL CISL Campania e dal mio segretario generale qui a fianco a me, Salvatore Topo, dell'incarico che mi ha affidato. Cercherò di portarlo avanti nel migliore dei modi, ma ci tengo in particolar modo a sottolineare che se siamo qui oggi è soprattutto grazie alla pervicacia dei lavoratori ex GEPIN. L'ho detto anche prima in un'altra intervista e scusatemi, sono emozionata, che non hanno mai mollato, ci hanno sempre creduto e oggi abbiamo di nuovo il nostro lavoro. Una giornata di grande soddisfazione per il sindacato. Ma certamente, perché questa vicenda ha avuto anche dei connotati che hanno un respiro molto più ampio. È l'esempio classico di quanti danni possono produrre le delocalizzazioni e le gare al massimo ribasso. Grazie alla nostra intuizione, alla tenacia dei lavoratori e soprattutto all'azione congiunta degli attori in campo, le istituzioni locali, le istituzioni nazionali, l'azienda e le organizzazioni sindacali, siamo riusciti a rimettere in pista questa azienda e oggi rappresenta un momento importante. Speriamo di averne altri sul nostro territorio, perché è un territorio affamato di posti di lavoro e di occupazione stabile. Una giornata felice per i sindacati, ma credo anche per i lavoratori. Sì, è una giornata molto importante perché abbiamo dato una risposta a questi lavoratori, la risposta che si attendevano, cioè una continuità occupazionale dopo un periodo molto sofferto che abbiamo vissuto insieme sui tavoli relazionali e che ha visto appunto l'azienda precedente imboccare, diciamo, una via senza uscita. Invece il tavolo poi che abbiamo instaurato al Ministero dello Sviluppo Economico è riuscito a centrare l'obiettivo, cioè quello di dare una continuità occupazionale appunto a questi lavoratori.
tanti contratti si sono bloccati, tante trattative si sono bloccate, addirittura nel Lazio si sono persi quasi 1200 posti per dire no in una serata che io ritengo folle. Qual è la sua posizione in materia a quella scelta? Beh, noi ovviamente come sindacato cerchiamo sempre di dare una continuità occupazionale ai dipendenti. In quell'occasione purtroppo non ci sono state le condizioni. Noi come segreteria nazionale abbiamo firmato quell'accordo e ovviamente l'abbiamo fatto con senso di responsabilità. Ovviamente l'amarezza ha prevalso e purtroppo poi ci hanno rimesso i lavoratori, questa è la realtà.